Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti a questo first look dedicato a JoJo's Bizarre Adventure, Eyes of the Even. Come facilmente prevedibile, gli sviluppatori di casa CyberConnect 2 hanno ancora una volta sfruttato la concezione di picchiaduro varata con i vari Naruto, questa volta però introdotta nel nuovo capitolo di JoJo's Bizarre Adventure, denominato JoJo's Bizarre Adventure Eyes of the Heaven. In verità, per JoJo e compagni, non è la prima volta che viene adottata una soluzione del genere. I videogiocatori con qualche anno sulle spalle ricorderanno perfettamente le bizzarre avventure di JoJo Vento Aureo, capitolo uscito su PlayStation 2 nel lontano 2002, che effettivamente sfruttava già la soluzione legata alla presenza di armi particolarmente larghe CyberConnect ha quindi rilasciato un trailer di quasi 4 minuti dove viene effettivamente messo in risalto il gameplay. La sopracitata somiglianza con Naruto è un fattore completamente alla luce del sole, ma la presenza di diversi personaggi carismatici farà sicuramente la gioia dei fan del manga. Il filmato si apre con la maschera di pietra, artefatto con cui ha praticamente avuto inizio l'intera epopea della famiglia Joestar, e di seguito il maestro Rohan, della quarta serie, impegnato in una descrizione purtroppo chiara solamente a chi è in grado di masticare bene la lingua giapponese. L'inquadratura si sposta su Jotaro Kujo e Noriaki Kakyoin, della terza serie, messi in contrapposizione a Joseph Joestar e Cesar Zeppeli, della seconda serie. Dettaglio che va quindi a confermare la possibilità di instaurare dei veri tag team durante il gioco. Balza inoltre all'occhio l'arena, niente poco di meno che una delle aree di allenamento dell'isola di Easprina, location in cui Joseph Joestar è stato allenato dai maestri delle onde concentriche e soprattutto dove ha quasi battuto ACDC, uno degli uomini del pilastro. L'azione si è sposta velocemente sullo scambio di calci e pugni del sopracitato poker di personaggi. Classicamente, Jotaro e Kakyoin sfruttano al massimo la potenza del proprio stand, mentre Joseph e Cesar hanno dalla loro le onde concentriche. La presenza di una locazione così ampia rende sicuramente il tutto molto più vario, grazie soprattutto alla possibilità di sfruttare ogni angolo della location stessa. Inoltre è possibile vedere come Joseph sia in grado di camminare sulle punte affilate al centro dell'arena, di conseguenza ci aspettiamo davvero di assistere a scontri non solamente incentrati sulla forza bruta, ma anche su momenti tattici di utilizzo dello scenario a proprio vantaggio. Il filmato stacca poi su Josuke Gashikata e il suo Crazy Diamond, quarta serie, i quali si scontrano proprio con il cattivone Yoshikage Kira e Killer Queen. Ma la vera sorpresa è la presenza di Rudolf von Stroheim, generale nazista trasformato in un cyborg, quasi cyberpunk, durante la seconda serie, dopo lo scontro con Santana, il più debole degli uomini del pilastro. Ma non finisce qui. In molti abbiamo amato, soprattutto la prima parte, Steelborn Run, serie presa in esame in JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, solamente grazie alla presenza di tre personaggi, Jonathan Joestar, Gyro Zeppeli e Fanny Valentine, presidente degli Stati Uniti d'America. In JoJo's Bizarre Adventure Eyes of the Even farà la sua comparsa Diego Brando con il suo potere stand Scary Monster. Diego potrà trasformarsi in un dinosauro e siamo certi che saranno presenti anche in questo caso i vari attacchi visti durante Steelborn Run. I veri fan di JoJo si saranno però sicuramente accorti di alcuni dettagli particolarmente importanti durante l'ultima parte del filmato. Josuke ci mostra praticamente la presenza di Quick Time Events, mentre Cesar Zeppeli viene caratterizzato da una particolare animazione, momento incredibilmente commovente durante la seconda serie. Cesar si inginocchia e crea dalla mano una sfera concentrica scarlatta, con conseguente urlo di Joseph, fase completamente catturata dall'esito dello scontro tra lo stesso Cesar e Wamuu, con la morte del povero Zeppeli. L'urlo di Joestar potrebbe introdurre una sorta di Berserker mod o qualcosa di simile, magari in grado di rendere più potenti gli attacchi del proprio personaggio. Lo stesso duo, dopo poco, mette in risalto anche la presenza di attacchi combinati. Cesar e Joseph colpiscono contemporaneamente il povero Jotaro con una tecnica usata nel fumetto per liberare il suo ZQ dalla possessione da parte di ACDC, quindi ci aspettiamo di poter sfruttare la stessa feature con tutti i vari personaggi. Ricapitoliamo quindi i dettagli emersi da questo primo trailer di JoJo's Bizarre Adventures Eyes of the Heaven. Nuovi personaggi rispetto a JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle, arene esplorabili in stile Naruto, location con oggetti interattivi, la morte del proprio compagno potrebbe infondere una sorta di modalità rabbia nel personaggio sopravvissuto, magari con colpi più pesanti, e la presenza di attacchi combinati. Ovviamente non possiamo assolutamente sbilanciarci sul comparto tecnico del gioco. Gli effetti visivi e le cutscene sembrano comunque spettacolari, di conseguenza ci aspettiamo un titolo curato sotto ogni punto di vista, soprattutto su PlayStation 4. A oggi possiamo dire davvero pochissimo su JoJo's Bizarre Adventures Eyes of the Heaven. Oltre ai punti caldi emersi durante il trailer non è ancora possibile analizzare il gameplay, ma trattandosi di CyberConnect 2 possiamo davvero stare tranquilli. La qualità dei titoli creati su Naruto è senza dubbio sinonimo di garanzia, di conseguenza siamo sicuri che questo JoJo's Bizarre Adventures Eyes of the Heaven non sarà certo da meno. Difficilmente ci troveremo comunque di fronte a un titolo dai profili tecnico competitivi, come Street Fighter ad esempio, ma siamo certi che i fan del manga saranno davvero contenti di poter mettere le mani ancora una volta su un prodotto videoludico completamente dedicato alla propria opera fumetti preferita. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle pagine di games.hdblog.it.